When I lost my mind, I feel 6 feet tall. They say I look small, my head does ache and I feel weak. Maybe it's a virus. How much I shake, I'm a little earthquake. I'm bending at the knees, sir, catch me please. Don't wanna sleep, my heart's still beating. And maybe it's a virus. And it started when I first saw you. Your glassy eyes of chartreuse blue torn my heart, now it don't thump right. Homeless, whoa. Can I say something? I was in New York City in 1972 in New Jersey. When I want to say something, I love America. This I will say. That's also another reason why, you know, Rosario as well, and the president makes it a big deal, because he was telling me how much they love the American community, Sigonella, they've been there, so they like to have this connection. Buongiorno a tutti gli amici di Sicilia News, grazie per questa intervista. Niente, oggi siamo qui con un gruppo di americani che arrivano dalla base militare di Sigonella. Siamo soliti organizzare di questi tour una volta ogni 15 giorni perché è giusto promuovere la provincia di Enna, è giusto soprattutto farla conoscere agli americani o comunque chi ci vive. Loro vivono qui, cioè abitano uscendo da Motta Sant'Anastasia, diciamo a pochi chilometri dalla città. Quindi sono effettivamente siciliani naturalizzati, direi quasi, no? Ed ecco che allora però venendo da fuori non conoscono bene quello che è l'entroterra siciliano. L'obiettivo dell'Associazione Profumi di Sicilia, nella fattispecie di Rosario Patti come guida turistica abilitata, oltre che di Presidente del Consiglio Comunale, perché l'obiettivo prioritario e precipuo dell'amministrazione comunale di Nissoria, piuttosto che di un amministratore, cercare di promuovere quanto più possibile il territorio. Ma forse è deformazione professionale questa. Allora ci troviamo qui ad agire oggi per far godere a questi turisti americani quella che è una città incantevole, bellissima dell'entroterra. Noi abbiamo tanto da mostrare a tutti coloro che verranno sul nostro territorio, ma l'importante è la promozione. Ecco, allora Sicilia News per esempio è un canale fortissimo per l'informazione, per diciamo così, passare quelli che sono i contenuti forti della provincia, ma tutti insieme facendo rete sicuramente riusciremo a catalizzare su di noi una grande attenzione. Il tour di oggi vuole sicuramente essere una delle ciliegine sulla torta di un percorso lungo, no? Che prende il nome di Amonì. L'Associazione Profumi di Sicilia si è data questo slogan: Amonì, muoviamoci, cerchiamo di mettere in moto il territorio. Ecco che allora i frutti si vedono e la ciliegina sulla torta è proprio l'arrivo degli americani qui in provincia di Enna, come anche dei russi, no? Vorrei ricordare il famoso progetto del Nissoria, dove settimanalmente, a partire dal mese di aprile-maggio, arrivano una quarantina, cinquantina di russi a permanere nel nostro territorio e comunque a visitarlo. Ecco, allora invito tutti coloro che hanno la possibilità di lavorare con i social media o comunque di fare pubblicità, di promuovere il nostro territorio e perché no, di iniziare a portare gente dalle nostre parti, perché le nostre parti meritano e devono essere valorizzate. A nome di tutti i soci siamo onorati per essere voi qua da Sigonella. So they're very honored to have you here from Sigonella. All the members of the association. Thank you very much. That's good.